Ragazzi, benvenuti in questo nuovo video di Monster Hunter Rise e questo terzo episodio per gli update dei set e delle abilità per quanto riguarda il title Update 3. Prima di iniziare, appunto, facciamo il solito preambolo con il recapone delle differenze nella creazione di questi set rispetto a tutti quanti i set che abbiamo visto fino a questo momento. E quindi ricordiamo che questa volta stiamo utilizzando dei talismani con delle abilità, che appunto mostrerò volta per volta, ma il principale talismano di cui avete bisogno è difatti attacco livello 3, uno slot da 3, uno slot da 1. Questa volta stiamo considerando gli slot dell'arma nella creazione del set e che c'è del choreocrafting, e vi faccio vedere quello che è. Comunque non è considerato, diciamo, nella creazione del set stesso, quindi tutto quello che troverete all'interno del choreocrafting è un più, con rarissime eccezioni che però sono abbastanza obbligate, che vi farò vedere quando appunto ci sarà effettivamente l'occasione di parlare di quello specifico caso. Talismani sono molto semplici da trovare, ragazzi, grazie al nuovo melding che hanno aggiunto nel gioco, quindi quell'Aurora che vi permette di selezionare l'abilità, vi permette effettivamente di trovare talismani molto forti molto facilmente. Quindi tutti quelli che vi andrò a far vedere, c'è la lista sul sito, sono facili da trovare, dovreste trovare quello che vi serve tra i 50 e i 200 roll massimi, diciamo, i talismani in totale dovreste trovare tutto quanto, che non son tanti, ragazzi, rispetto all'infinito letteralmente di prima. E appunto vi rifarò vedere. Questi non sono God, ricordiamo, perché i talismani God, Pantheon level, impossibili da trovare, si possono ottenere solo nel melding, quello totalmente casuale, ma appunto sono talmente tanto rari che non valeva nemmeno la pena inserirli nei set, mentre adesso appunto io vi posso mostrare un talismano attacco 3 3-1, e sono certo che tutti voi potete, tutti voi, letteralmente tutti voi, potrete trovare questo talismano qui. Considerando, for fun, ho fatto delle prove, ho fatto tipo oltre 6.000 meld e l'ho trovato talismani attacco 3-3-1, l'ho trovato tipo 50, 70, forse anche 100, 120 volte. Quindi, ragazzi, sono sicurissimo che tutti quanti voi potete ottenere cose di questo. Ho fatto ben tanta, 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 tanta ricerca, anche per questo video sto arrivando così tardi, prima di proporvi cose di questo genere qua. Quindi sono sicurissimo che i talismani potrete trovarli con tranquillità. Ecco, ci dovete mettere un po' di impegno, un po' di risorse, ma potete trovarli in modo ragionevole e totalmente legale, soprattutto, ecco. Che è la cosa che, lo sapete, che a me personalmente preme di più. Comunque, iniziamo con i set per spada e scudo. Allora, abbiamo set misti, chiaramente, come al solito. Set per spada e scudo questa volta includono, chiaramente, sempre Chaotic Gore Magala per quanto riguarda il danno fisico. Le abilità sono abbastanza le classiche. Quindi abbiamo Attack Boost livello 7, Artigiano, quanto possiamo, chiaramente. Critical Eye viene sempre dato gratis, Critical Boost, punto debole, Razor Sharp, Wirebug Whisper, Defiance. E poi abbiamo Bloodrite, di cui un punto oltretutto ho anche proprio messo io volutamente. Stracomodo, a dire la verità, ragazzi, perché comunque, soprattutto per armi che rinfoderano poco, perché con spada e scudo noi non vogliamo rinfoderare, perché vogliamo mantenere Wind Mantle attivo il più a lungo possibile, poi ne parleremo dopo. Bloodrite è stracomoda, quindi in realtà io cerco sempre di ottenerla, sempre in tutti i set. In realtà potrei ottenerla anche solo da Choreocrafting, perché comunque è molto facile da ottenere, con tipo, ancora una volta, 60-70 roll dovresti riuscire a ottenere meno uno di una skill inutile più uno in Bloodrite, quindi comoda, ok, avere. Burst livello 2, abbiamo un punto in Flinch Free, un punto in Coalescenza, un punto in Bloodlust, un punto in Spirit Burkhold. Bloodlust è chiaramente fondamentale, e poi il solito core, questo appunto l'ho già detto tante altre volte, ormai è il core che vedrete su praticamente tutti quanti i set in assoluto, che è Intrepid Heart Wind Mantle Powder Man. Questa roba qua è straforte, vi aumenta tantissimi danni, tra cooldown, consistency quando venite colpiti, cioè effetto Rocksteady, e il cooldown più veloce dei Wirebug, appunto. Quanto tutto qua, appunto, la spada chiaramente aumentata, oltretutto totalmente in attacco, and that's it, actually, ovviamente questo, quindi abbastanza lineare, niente di più. Come vedete, il curio è stabilità. Abbiamo qui il solito meno 1 Spareshot più 1 Bloodrite, e poi questo qua meno 1 Spareshot più 1 in... abbiamo, e andiamo avanti per spada e scudo. Per fuoco ovviamente manteniamo sempre il solito approccio, ragazzi, questi set partono sempre comunque dallo stesso principio. Prendiamo Silver Rathalos, questa spada scudo è fortissima.
anche perché ha tantissima affinità comunque naturale. E in realtà, come vedete, la differenza principale è che dobbiamo droppare un po' di artigiano, però abbiamo ovviamente attacco fuoco a livello 3 e a livello 5, scusatemi, che è la cosa che ci interessa chiaramente di più in assoluto, insieme a un punto di Elemental Exploit. Sapete, Elemental Exploit è un'abilità fortissima, funziona su tutte le zone di 20 o superiore, aumenta il nostro danno elementare del 10%, che è tantissimo sulle armi veloci. Tutti i punti oltre 1 sono un bonus, onestamente, perché comunque il grande gap ce l'hai da 0 a 1, che è più 10, e poi da 1 a 2 aumenta solamente del 2,5% e poi ancora del 2,5% a livello 3. Quindi in realtà l'importante è averla a livello 1. E come potete vedere, siamo riusciti anche a maxare Burst in questo specifico, che comunque è sempre utile. Il coil di Rathalos, come vedete, io ho deciso di perdere un punto in Windproof per guadagnare un punto in Burst. Potete chiaramente anche trattarlo in altri modi, e questa è la scelta alla fine, in fine dei conti, sta a voi. Cioè, io ho deciso di prendere un punto in Burst perché è particolarmente utile sulle abilità, sulle armi elementali. Per quanto riguarda, in realtà, appunto, il set uscirà molto simile per tutti gli altri tipi. La differenza principale è che, appunto, utilizziamo altri tipi, altre spade scudo. Non sto vo appunto volutamente utilizzando alcuna forma di layered, così potete vedere tranquillamente di cosa stiamo parlando. Quindi questa è la versione potenziale dell'Odyssey Blade, sempre stata forte sin dalla rank, continua a esserlo. Poi, per quanto riguarda Tuono, abbiamo il Reaper di Astralos. Questo è interessante perché ho fatto dei calcoli, ho fatto delle prove sia con questa che con quella di Zinoke. La realtà dei fatti è che, per quanto questa abbia delle stats leggermente più basse su alcuni punti di vista, il fatto che è meglio per quanto riguarda l'affinità e c'è quello slottino è utile tanto. Quindi quel 20% affinità aiuta tantissimo. Nella risultante dei calcoli è sopra, consistenziante. Non metto in dubbio che in situazioni ideali, dove tutto è allineato perfetto, è il cuneo perfetto, eccetera, specificatamente per quella di Zinogre effettivamente vinca, però appunto, fino a quando non viviamo in questo mondo perfetto, mi sento di dire, dati i test alla mano, cioè in realtà sia i calcoli che i test alla mano, che quella di Astalos, il Reaper di Astalos, di fatti vince. Però io ho potenziato appunto entrambe, questo è stato il risultato finale. Provare per credere. Per quanto riguarda i ghiacci, usiamo un Cusciola d'Ora, comunque molto forte anch'essa come arma. Vedere a livello di 7 in realtà sono tutti identici. La differenza appunto sta in uno Ice Attack, l'altro Dragon Attack, l'altro Fire Attack, eccetera. Poi, per quanto riguarda Drago, abbiamo di nuovo appunto Caos Magala, e questa volta però gli augment sono attacco e drago elementale, anziché avere tutto quanto attacco. E qua potete iniziare a dire, perché questa è la seconda volta che lo faccio vedere, no? E dire: Spike, ma le armi di Valstrax non sono meglio di quelle di Chaos Magala? No! No, non lo sono, ragazzi. No, assolutamente no. Mi dispiace, non lo sono. Non lo sono perché, raga, la realtà è che l'affinità bonus che hanno le armi di Chaotic Magala, per quanto abbiano leggermente meno drago, ragazzi, cioè, questa roba ha 45% di affinità naturali con queste statistiche. Non esiste! Non può andare sotto le armi di Valstrax. Le armi di Valstrax saranno sempre fortissime, però ragazzi, queste sono totalmente folli. Una volta che ci buttate dentro Bloodlust, no, Bloodlust, sì, Bloodlust, sono insane. Davvero. Per quanto riguarda appunto le Switch Skill, chiaramente cioè, la parte fondamentale è l'Endless Loop. Da qui, e nome, di cui il nome ve lo dico subito. Esatto, la Twin Blade Combo, ok? Che non rimpiazzeremo mai nella vita. E come Silkbind abbiamo il Mezzo Shirokeki e lo Shield Bash. Utilissimo, oltretutto io lo sto imparando a usare sempre di più. È utilissimo anche proprio come gap closer, perché è veloce, ha un cooldown basso, vi consente di rimanere davvero aggressivi sul centro. Abbiamo la Dread Slasher. Mentre nell'altra pergamena abbiamo Destroyer Oil, che adesso oltretutto ripristina un po' di acutezza, come avete appena visto.
E la differenza è che ho la combo a 13, il bash, e invece dall'altra parte ho la dual combo. Idealmente parlando, giocherete sempre in arancio e passerete di là solo per attivare l'olio, quindi vi ridà un po' di acutezza, eccetera, tutto prontissimo, e poi ritornerete in questa modalità qui. Antiche. La roba è folle, davvero. Aspettate. Per escudo davvero sempre più forte ogni patch, comunque. Tra buff diretti e buff indiretti è davvero incredibile. Comunque, ragazzi, questa qua era per spada e scudo. Fatemi sapere quello che ne pensate nei commenti. Se avete dei dubbi, ve li scrivete. Come al solito, sto lavorando anche a una sezione del sito che va in backup a tutto quello che vi ho detto oggi, che magari copre il riassunto di questo episodio, plus se ci sono poi dei dubbi che nascono, eccetera, con gli update direttamente lì. Bella, ragazzi, e alla prossima!